Risultati eccellenti che portano la squadra tra le prime in Italia, quindi grande soddisfazione per atleti, tecnici, dirigenti. Sicuramente sì, è una finale che ci guadagniamo anno per anno, perché non ci si accede tra per diritti acquisiti, ma durante ogni stagione le ragazze, i tecnici e anche le loro famiglie, perché ci sono anche loro che fanno sacrifici, si guadagnano i punteggi per accedere a queste finali che è chiusa alle 12 migliori in Italia. Quindi ci sono anche province molto più ampie di quella che può essere il comune di Lugo. La società organizza da ben 39 anni il trofeo De Giovanni per le scuole medie, è una sorta di vivaio per giovani atlete? Sì, sicuramente sì, tantissime delle nostre atlete e atleti vengono dal trofeo De Giovanni, io stesso partecipai al trofeo, quindi sì, è una stupenda manifestazione che porta al campo sportivo di Lugo quasi 1800 persone, qualche anno eravamo anche 1900 in tre giornate diverse, quindi è una stupenda manifestazione che portiamo avanti da ben 39 anni. Questa dunque si può definire una bella squadra di ragazze piene di talento e determinate? Sicuramente sì, che sono il fiore all'occhiello e la punta dell'iceberg che dimostra l'attaccamento alla maglia sia loro che dei nostri tecnici.